collaborazione con Bulensiel, in via Lose 7 a Beinasco. Botalla, dal 1947, tradizione casearia. Euroconnection, collegamenti di sistemi. Buona visione da Ezio Getti con le telecamere dei GRP e Fatti di Sport. Siamo al bocciodromo di Sarassa, Torino, per l'incontro BRB Ivrea Ferriera, valida come quarta giornata del campionato nazionale di Serie A. Siamo con Marco Bricco, commissario tecnico della Ferriera, nonché vicepresidente della Federazione Nazionale Bocce e vicepresidente della Federazione Internazionale Bocce. Un incontro molto importante, dopo un avvio fulmineo, tre vittorie, tre incontri, oggi una partita decisiva. Beh, una partita difficile, siamo in un momento positivo sicuramente e oggi pretendo una prova di maturità, qui è difficile vincere per tutti, noi ci proviamo come abbiamo provato le altre partite con le altre formazioni, vedremo se siamo maturi per stare in vetta. E in che modo? Perché si può anche perdere, ma si perde in tanti modi. Io pretendo di perdere se devo perdere, io mi auguro di no naturalmente, ma se devo perdere, devo perdere vedendo la mia squadra giocare bene e gli altri giocare meglio. A quel punto non ho rimpianti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi pomeriggio all'incontro BRB Ferrier, il consigliere nazionale della Federazione Italiana Bocce, Roberto Favre, nonché presidente della Federazione Europea Bocce. Un giudizio sull'incontro di oggi che potrà essere? Ma è un incontro al vertice, però con la BRB sicuramente favorita, oltre che per il fattore casalingo, per il campioni che ha nella sua rosa. Quindi vedo nettamente favorita la BRB che da stasera dovrebbe essere in testa al vertice da sola. I tuoi incarichi? Procedono, sono qua anche per visionare com'è la forma dell'incontro, per sentire la base nella politica della nostra federazione, incontrarmi con i delegati arbitrali, con alcuni dirigenti per valutare per il prossimo anno dove poter migliorare la nostra federazione. Ha preso il via l'incontro BRB Ivrea Ferriera, valida come quarta giornata del campionato nazionale di Serie A, che vede di fronte le due imbattute in questo campionato, tre partite, tre vittorie, una partita importante quindi per entrambe le società. Vediamo nel campo numero uno la coppia della BRB che schiera Carlo Ballabene ed Emanuele Bruzzone contro Ponzo Davide e Rocci Fabrizio. E in questo momento è Bruzzone che va all'accosto. Andiamo il suo accosto, gli scappa leggermente lunga e quindi sarà la volta di Ponzo Davide andare all'accosto. Ponzo Davide è per la Ferriera in accosto nel tentativo di far suo il punto precedentemente in accosto di Emanuele Bruzzone. Boccia che rimane corta e non realizza. Ponzo Davide con la sua seconda boccia in accosto, dopo che la prima gli era stata leggermente corta, questo realizza, ottimo, e quindi sarà Carlo Ballabene andare in bocciata. Carlo Ballabene in bocciata, colpisce in pieno petto e realizza. Davide Ponzo con la sua terza boccia in accosto, accosto che purtroppo imballa sulla sua precedente, rimane punto in terra per la BRB. Davide Ponzo è riuscito, imballando la sua, a far fare i due centimetri necessari per fare il punto ed è quindi Carlo Ballabene che va in bocciata, colpisce entrambe le bocce di Ponzo e sarà adesso Rocci per la Ferriera andare in accosto. Rocci in accosto, boccia che gli va completamente fuori, mal tagliata, a metà gioco. Ed è ancora Fabrizio Rocci in accosto con la sua seconda boccia, boccia che ottima, 20 cm dietro il pallino, quindi sarà ancora Carlo Ballabene andare in bocciata.
Carlo Barabene imbocciata per la BRB, colpisce in pieno petto, punto in terra di Emanuele Bruzzone. Ultima boccia in accosto per Fabrizio Rocci, boccia che forse non riesce a realizzare, quindi due bocce in mano per Emanuele Bruzzone. Emanuele Bruzzone per la BRB con la sua seconda boccia in accosto nel tentativo di realizzare, boccia che riesce, e quindi sono due punti in terra per la BRB. Emanuele Bruzzone nel suo ultimo accosto, tre punti in terra per la BRB al termine della prima mano di gioco. Nel campo numero 3, nella terna, vediamo in questo momento in accosto Parise della Ferriera, siamo in campo per la Ferriera Cagliero, Griva e Parise, per la BRB Birolo De Regibus e Ferrero. Birolo decise di andare a punta su un accosto buono di Parise, ma Birolo ha un'ottima giocata. Vediamo adesso di chi sarà il punto in terra, punto in terra che è rimasto della Ferriera di Parise, e quindi è Fabrizio De Regibus che si accinge alla bocciata. Parte Fabrizio, fallisce la sua bocciata, Fabrizio De Regibus ancora in bocciata, segna anche il pallino, colpisce il pallino che però forse non termina fuori dal gioco, quindi rimane punto in terra per Parise. Sulla bocciata precedente è rimasta in campo la boccia di Fabrizio De Regibus, quindi punto della BRB, e quindi è in accosto Parise che fa suo il punto. Birolo per la BRB nel suo ultimo accosto, rimane corto in balla e lascia punto in terra per la Ferriera. Ferriera che ha ancora due bocce con Massimo Griva. Massimo Griva per la Ferriera che tenta l'accosto per aggiungere punti. Boccia che gli va lungo a Griva. Massimo Griva nel suo ultimo accosto. Un punto in terra per la Ferriera che si porta sull'1-0 sul campo numero 4, l'individuale che vede Grosso in questo momento all'accosto per la BRB in vantaggio di 3-0 contro Enrico Barbero per la Ferriera. Ottimo accosto ancora di Grosso. Barbero nell'individuale per la Ferriera va in accosto sul punto leggermente lungo di Daniele Grosso, ma la boccia di Barbero rimane corta. Barbero nell'individuale in bocciata, dopo un accosto corto, colpisce e sarà Grosso ad andare in accosto. E Daniele Grosso ad andare in accosto sulla boccia corta di Barbero. Grosso che realizza, Barbero in bocciata sulla costa di Daniele Grosso, la colpisce, ancora Daniele Grosso che va in accosto, boccia che gli scappa fuori e va fuori dal gioco. Daniele Grosso nella sua ultima boccia in accosto passa e realizza il punto. Barbero che va in bocciata nell'individuale,
la colpisce, quindi punto in terra per Barbero che si porta sull'1-3. Nel campo numero 5 è la seconda coppia che vede di fronte Cavagnaro e Grattapaglia per l'Everi contro Amerio Perio, Amerio Piero e Ariaudo Simone. Ariaudo Simone che ha colpito in questo momento. Gli ospiti della Ferriera sono in vantaggio per 4-1. Gigi Grattapaglia in accosto, boccia che gli rimane corta, quindi punto in terra ancora per la Ferriera. Ancora Gigi Grattapaglia che va in accosto con la sua ultima boccia, realizza, quindi sarà la volta di Piero Merio con la sua ultima boccia ad andare in bocciata. Piero Merio, CT della Nazionale Giovani e Femminile, che va in bocciata, la colpisce, semicarò, vediamo se ha realizzato i due punti o un punto solo. Due punti per la Ferriera che si porta in vantaggio a coppie per 6-1. Su un carò di Daniele Grosso, Barbero sull'11-2, ha toccato la mano e dato partita a Daniele Grosso, che quindi si porta in vantaggio con la BRB per 2-0. A costo di Cavagnaro. Tocca la boccia, ma non sufficiente, quindi sul risultato di 11-3 la Ferriera si aggiudica l'incontro a coppie. Piero Merio e Simone Riaudo contro Gigi Grattapaglia e Alberto Cavagnaro. Risultato parziale dell'incontro 2-2. Carlo Ballabene che va in bocciata, bocciata che rimane corta, comunque danno, toccano la mano, quindi la BRB si aggiudica per 7-4 mentre suona la campana l'incontro a coppie. Carlo Ballabene, Emanuele Bruzzone, Rocci, Davide Ponza. Ancora Parise per la Ferriera che va in accosto, la sua ultima boccia, anche questa gli rimane corta, eh? Quindi con due bocce in mano ancora per la BRB si chiude l'incontro 6-4 per la BRB. Punteggio parziale dell'incontro 6-2 per la BRB sulla Ferriera. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulenciel, l'avvenire è già nelle tue mani. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Quali sono le patologie più ricorrenti per un giocatore di bocce? Le patologie più ricorrenti nel giocatore di bocce sono, riguardano le articolazioni del ginocchio, l'articolazione del tratto lombosacrale, l'articolazione della spalla, articolazione anche della caviglia per traumi distorsivi, e poi ci sono delle sofferenze patologiche che possono essere causate da microtraumi ripetuti come le tendiniti, o lesioni meniscali oppure lesioni discali della colonna vertebrale, oppure anche microtraumi che possono generare delle calcificazioni al di sotto del tallone, che sono le spine calcaneari.
Euroconnection, via Arduino Casale 67A, Lessolo, Torino. Ditta che opera nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici, oltre alla realizzazione di quadri comando e controllo dell'automazione industriale. La batteria nel canavese è Unibat. Batterie per tutte le applicazioni. In via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Teinox, in via Statale 9 a Bollengo. Risultato di BRB 6, Ferriera 2, parte la staffetta. Staffetta che schiera per la BRB Pegoraro Ferrero, per la Ferriera Simone Ariaudo, il Giordanino, due bocciate fallito per Simone, colpisce un'altra fallita da Giordanino, colpisce Ferrero, colpisce anche Ferrero dal cambio a Pegoraro, mentre dall'altra parte Simone Ariaudo che colpisce. 8-6 il parziale dopo 40 secondi di gioco, colpiscono entrambi, colpisce Simone, colpisce anche Pegoraro, dà il cambio a Giordanino, bocciata cattiva per Giordanino, colpisce Giordanino, e adesso fallisce Giordanino. Ancora Giordanino ed è Pegoraro dall'altra parte a colpire e andare sul 16-12, colpisce Pegoraro, ancora Pegoraro che colpisce e porta sul 18-14, colpisce Pegoraro, cambio Emanuele Ferrero, colpisce Emanuele Ferrero, si porta a 20, colpisce Giordanino, colpisce ancora Emanuele Ferrero che da la sua seconda bocciata, colpisce anche la sua terza, ancora Ferrero, colpisce la sua quarta e dà il cambio a Pegoraro. Giordanino, fallisce l'altra bocciata Giordanino, risultato di 16-24, colpisce Simone Ariaudo, ancora Simone, colpisce, fallisce adesso Simone Ariaudo la sua terza bocciata del turno, colpisce la quarta, dà il cambio a Giordanino, colpisce Giordanino e si porta sul 20-29 per la BRB, fallisce Giordanino, colpisce Emanuele Ferrero, fallisce ancora Giordanino, mentre colpisce Pegoraro dall'altra parte, colpisce Giordanino del cambio a Simone Ariaudo, mentre Pegoraro tira la sua terza bocciata, colpisce e si porta sul 34, quando mancano 2 minuti di gioco, 35-23. Emanuele Ferrero, ancora Emanuele Ferrero che colpisce e si porta a 37, bocciata corta e si ferma a 37-26. 1 minuto e mezzo al termine, parte Pegoraro, colpisce, fallisce Giordanino, colpisce Pegoraro, colpisce adesso Giordanino, colpisce ancora Pegoraro, ancora Pegoraro che si porta sul 42-30, 43-30, colpisce adesso Simone, manca 1 minuto e 15 al termine, con risultato di 45-32. Colpisce Giordanino, sbaglia Emanuele Ferrero, riparte Giordanino, colpisce Giordanino, si porta a 34-46, 47 per Pegoraro, fallisce adesso Giordanino, nettamente più veloci i corridori della BRB. Colpisce Giordanino e si porta sul 35-49, colpisce Emanuele Ferrero, 40 secondi al termine, colpisce Emanuele Ferrero e sono 51,
colpisce Manuel Ferrer, 52, 53, mancano 25 secondi al termine, ottimo per Pegoraro, ancora Pegoraro e sono 55-40, colpisce Giordanino, mentre Pegoraro, mancano 7 secondi al termine, quindi Emanuele Ferrero colpisce e si porta a 58, fallisce. Tempo scaduto, 58 per la BRB, Emanuele Ferrero e Pegoraro, 41 per la Ferriera con Simone Ariaudo e Giordanino. Risultato parziale dell'incontro, BRB 8, Ferriera 2. Sul risultato di 8-2 della BRB Ivrea sulla Ferriera, parte la serie dei tiri di precisione, in questo momento parte grossa sul tappeto numero 1, colpisce la boccia da un punto. Sul tappeto numero 2 è Rocci per la Ferriera a partire, colpisce anche lui Barbero. Sul tappeto numero 1 avversario di grosso fallisce e quindi rimane in vantaggio 1-0. Gigi Grattapaglia sulla boccia da un punto, la colpisce e si porta sull'1 pari. Grosso sul pallino da 2 punti, lo colpisce e si porta sul 3-1. Fabrizio Rocci per la Ferriera sul pallino da 2 punti, la colpisce e si porta sul 3-1. Barbero, avversario di grosso sul pallino da 2 punti, lo colpisce e si porta sul 2-3. Gigi Grattapaglia sul pallino da 2 punti, lo colpisce e si porta sul 3 pari. Grossa sulla boccia da 5 punti tra i due ostacoli rossi, la colpisce in pieno petto e si porta sull'8-2. Rocci sulla boccia da 5 punti, boccia corta e vola. Barbero, avversario di grosso, sulla boccia da 5 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e rimane fermo 2-8. Grattapaglia sulla boccia da 5 punti, la colpisce e si porta sull'8-3. Grosso sul pallino da 3 punti, tra i due ostacoli rossi, lo colpisce e si porta 11-2. Fabrizio Rocci sul pallino da colpisce l'ostacolo rosso e quindi rimane fermo 3-8 per Gigi Grattapaglia. Barbero sul pallino da 3 punti, lo colpisce e si porta 5-11. Gigi Grattapaglia sul pallino da 3 punti, lo colpisce e si porta a 9. Daniele Grosso sulla boccia da 4 punti, ostacolo a destra, la fallisce e rimane fermo sull'11-5. Rocci sulla boccia da 4 punti, ostacolo a destra, fallisce completamente la bocciata e rimane fermo. Barbero sulla boccia da 4 punti, la fallisce e rimane fermo sul 5-11 con Grosso. Colpisce Gigi Grattapaglia la boccia da 4 punti e si porta 15. Grosso sull'inversione di ostacolo, boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo e rimane fermo 11-5 contro Barbero. Rocci sull'inversione di ostacolo, boccia da 4 punti, bocciata corta e storta, fallisce e rimane fermo 3-15. Barbero sulla boccia da 4 punti, inversione di ostacolo, la colpisce e si porta 9-11. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 4 punti, inversione di ostacolo, la colpisce e si porta 19-3. Daniele Grosso sulla boccia da 3 punti, ostacolo pallino, boccia lunga, fallisce e rimane sull'11-9 su Barbero. Rocci sulla boccia da 3 punti, la colpisce e si porta 6. Barbero sulla boccia da 4 punti colpisce anche il pallino ostacolo e rimane fermo sul 9-11 contro Grosso. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 3 punti colpisce anche l'ostacolo pallino e rimane fermo sul 19-6. Daniele Grosso sulla boccia da 4 punti sulla tappata rossa parte, colpisce, Grosso è colpito l'ostacolo rosso, quindi bocciata fallita, rimane sul 6-19 contro Gigi Grattapaglia. Barbero sulla boccia da 4 punti, storta e lunga, e rimane fermo sul 9-15 per Grosso. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso. Daniele Grosso sulla boccia da 3 punti con ostacolo alla destra, vola. Rocci sulla boccia da 4 punti,
tre punti la fallisce corta e quindi rimane sul 6 a 19 con Gigi Grattapaglia. Barbero sulla boccia colpisce anche l'ostacolo rosso, Grattapaglia sulla boccia da tre punti colpisce anche l'ostacolo rosso e Grosso sulla boccia da tre punti la colpisce e si porta sul 19 a 9. Boccia corta fallita e rimane sul 6 a 19 contro Gigi Grattapaglia. Barbero sulla boccia da tre punti in versione di ostacolo, colpisce anche stavolta l'ostacolo a sinistra e resta fermo a 19 a 19 contro Grosso. Gigi Grattapaglia sulla boccia da tre punti la colpisce e si porta 22 a 6 su Rocci. Grosso sul pallino da 5 punti, a vittoria ormai acquisita, si ferma a 19. Rocci sul pallino da 5 punti, lo vola anche lui, rimane fermo a 6, quindi risultato già acquisito per Gigi Grattapaglia. Parte Barbero sul pallino da 5 punti, sbaglia il pallino, quindi l'incontro Grosso-Barbero è appannaggio di Grosso per 19 a 9. Ultima bocciata per Gigi Grattapaglia sul pallino a 5 punti, la fallisce anche lui, quindi si aggiudica l'incontro contro Rocci per 22 a 6, parziale quindi dell'incontro BRB 12, Ferriera 2. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nel ginocchio, quali patologie riscontriamo? Nel ginocchio riscontriamo le patologie più gravi, che sono delle patologie causate da traumi distorsivi, cioè quando avviene una torsione del ginocchio. Questo può causare delle lesioni legamentose sia al legamento collaterale mediale che al legamento collaterale esterno e anche ai legamenti crociati. Poi ci sono anche altre patologie che sono patologie da usura e quindi sono delle patologie anche degenerative che possono interessare i menischi, sia il menisco mediale che il menisco esterno, oppure un gesto ripetuto e continuo come nel gioco delle bocce può causare delle tendiniti sia del tendine rotuleo che del tendine del quadricipite. Quale potrebbe essere la prevenzione? La prevenzione è molto importante, perché come dico, prevenire è meglio che curare. È molto importante la preparazione fisica per la stabilità dell'articolazione del ginocchio ed è determinante avere un buon tono muscolare della fascia muscolare del muscolo quadricipite. Questo è per prevenire anche patologie come possono essere tendiniti della zampa d'oca o tendiniti dei muscoli flessori della gamba, quindi posteriormente il ginocchio. We'll be right back.
è partita la navetta sul risultato di 12-2 per la BRB contro la Ferriera. Vediamo in campo Pegoraro per la BRB, Greva per la Ferriera. Tre bocce colpite da entrambi, fallisce adesso la prima bocciata Pegoraro. Quattro pari, colpisce Greva, si porta sul 6, colpisce Pegoraro, colpisce Greva, in vantaggio di una bocciata per Greva. Colpisce Pegoraro, colpisce Greva, ancora Pegoraro che colpisce, colpisce anche Greva, leggermente più veloce Pegoraro, colpisce, colpisce anche Greva, 11-10 per Greva, 12-11, colpisce Pegoraro, colpisce anche Greva, fallisce la seconda bocciata Pegoraro, mentre colpisce Greva, si porta avanti di due bocce, 15-13, fallisce l'altra bocciata Pegoraro, mentre non fallisce Greva, Pegoraro colpisce, e sono 14-17, fallisce, no, colpisce adesso Pegoraro e si porta 16, colpisce anche Greva, si porta sul 19-17, 20-17, 20-18, 21-18, passati due minuti di gioco. Infallibile Greva in questo momento, colpisce, fallisce nettamente Pegoraro, colpisce adesso Pegoraro e si porta sul 20-24. Colpisce ancora Greva, ancora una boccia fallita da Pegoraro, mentre colpisce Greva, colpisce adesso Pegoraro, colpisce Greva, dichiarata cattiva la boccia. Poi dichiarata buona dall'arbitro, colpisce ancora, quindi il punteggio di 30-26 per la Ferriera a due minuti del termine. Colpisce Pegoraro, dichiarata cattiva per la bocciata, fallisce ancora un'altra bocciata, colpisce Greva e si porta sul 34-29, fallisce Pegoraro in una giornata infelice dopo un'ottima staffetta, sono 29-36, 29-37, 30-37, colpisce, porta 31-38, manca un minuto al termine, 39-33 per Greva della Ferriera, un ottimo score per Greva che colpisce ancora, colpisce Pegoraro, 35-41 per Greva della Ferriera. 40 secondi al termine, colpiscono entrambi e sono 36-43. Cattiva adesso la bocciata di Greva che rimane fermo sul 43-37. 44-38, mancano 20 secondi al termine. Colpisce Pegoraro, colpisce Greva, va a 46. Fallisce adesso Greva, 46-40. Colpisce Pegoraro, fallisce Greva, 46
ultima di Pecoraro, 42. Quindi si aggiudica l'incontro la Ferriera con uno stremato Griva che comunque ha fatto una performance notevole. Il punteggio dell'incontro si porta sul 12-4 per la BRB. Nel campo numero 2, combinato singolo, sul 5 pari, la seconda mano di gioco è Emanuele Bruzzone che va all'accosto. Avversario per la Ferriera, Enrico Barbero. Nel campo numero 3, individuale, che vede Carlo Bravene in questo momento all'accosto contro Fabrizio Rocci della Ferriera. Mano dopo una bocciata fallita da parte di Carlo Ballabene, adesso c'è l'accosto e fa suo il punto. Nel campo numero 4, Terne, vediamo Cagliero che va in accosto, suoi compagni di squadra Piero Merio e Simone Ariaudo. Per la BRB giocano Denis Pautassi, Gigi Grattapaglia e Enrico Birolo. Nel campo numero 5, la coppia in questo momento è Daniele Grosso che va in bocciata, la colpisce, in vantaggio della BRB è di 3-0, BRB che schiera Grosso e De Regibus contro Parise e Griva. Noi siamo divisi prevalentemente in due divisioni, una specializzata nei cablaggi per motori brushless e l'altra per quanto riguarda i cablaggi per sensoristica, quindi cavi M8 e M12. E abbiamo circa tra le due realtà una settantina di dipendenti e siamo situati in provincia di Torino, nella zona di Ivrea, quindi una zona con una profonda storia industriale e la nostra filosofia cerca di richiamare gli aspetti più fondamentali per quanto riguarda il mercato del lavoro che il territorio ha, diciamo, richiamato e ha ereditato dalla storia olivettiana. Stiamo in una fase di ampliamento aziendale, stiamo completando la realizzazione del nuovo stabilimento e il nostro obiettivo comunque è sempre quello di crescere non soltanto nel nostro territorio, quindi nel mercato italiano, ma anche nel mercato europeo e internazionale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. La preparazione fisica del giocatore di bocce, come dovrebbe essere impostata? La preparazione fisica è importante in tutti i sport ed è importante anche nel gioco delle bocce. Fare attività all'aperto oppure fare dell'attività al chiuso, che può essere il nuoto, può essere la palestra, è importante e determinante. Se uno non riesce a concepire questa preparazione, un'altra cosa importante è quella del recupero. Il recupero avviene solamente facendo, sottoponendosi a delle sedute di massaggio. Il giocatore di bocce è impegnato nel stare tante ore in piedi, quindi a usare molto i muscoli a livello isometrico, e quindi il consiglio che do, non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché tutti quelli che si sottopongono a sedute di massaggio poi ne trovano sempre giovamento. Nello studio di Rivoli avete il servizio di pedicure? Sì, abbiamo un servizio di pedicure curativo e diciamo che durante questo periodo, in questi anni, molti giocatori di bocce ne hanno fatto uso perché problemi di unghie, problemi di calli sono molto ricorrenti. E ci avvaliamo anche della collaborazione di medici specifici, specialisti proprio per il trattamento delle unghie.
nel combinato singolo. Barbero, Ferriera in questo momento alla bocciata contro Emanuele Bruzzone sul punteggio di 8 a 12 per Emanuele Bruzzone della BRB, e adesso va all'accosto ancora Emanuele Bruzzone. Emanuele Bruzzone all'accosto, nella quarta mano in corso del combinato, boccia che gli scappa lunga e non realizza, quindi deve ripetere l'accosto. Emanuele Bruzzone ripete l'accosto, la sua terza boccia, e questa volta la boccia gli rimane corta. Due bocce fallite in accosto. Bruzzone nel suo ultimo accosto, il combinato, questa volta realizza e sarà Barbero andare alla bocciata. Barbero in bocciata, colpisce e si porta sul 10 a 13. Barbero decide di andare in bocciata sul pallino nel tentare di realizzare i due punti, lo colpisce e si porta sul 12 a 13, ancora una boccia in mano. Barbero si ripete sul pallino, pallino che colpito si incresta, non esce, e quindi il risultato rimane sul 12 a 13. Carlo Balabene in accosto nell'individuale contro Rocci. Carlo Balabene che taglia di più il gioco e dà un ottimo accosto. Rocci che va in bocciata sull'accosto di Carlo Balabene, la colpisce, e quindi sarà Carlo Balabene che va in accosto. Ancora Carlo Balabene che va in accosto, accosto che gli scappa leggermente lungo, ma fa su il punto. Rocci che va in accosto, taglia anche lui il gioco. Boccia che giunge un 40 cm dal pallino e fa su il punto. Carlo Balabene che va in bocciata, colpisce, quindi sarà ancora Rocci all'accosto. Rocci che va in accosto, taglia ancora il gioco, boccia che si porta di nuovo bella a un 25 cm dal pallino, ed è Carlo Balabene ad andare in bocciata, la colpisce, carambola però anche sulla sua. Giocata sfortunata, quindi punto in terra per Rocci che si porta sul 6 a 3. Gigi Grattapaglia in bocciata sull'accosto di Cagliero, colpisce la sua seconda boccia, ed è Piero Merio che va in accosto, accosto che riesce, ed è Denis Pautassi che va in bocciata. Denis Pautassi per la BRB in bocciata terna, la colpisce. Piero Merio, Ferriera in accosto, la sua seconda boccia, ottimo ancora l'accosto di Piero Merio. Denis sbaglia la bocciata sull'accosto di Piero Merio. Ariaudo che va in accosto, niente, un punto in terra per la Ferriera che si porta sul 3 a 2 quando mancano 40 minuti al termine. Daniele Grosso in bocciata nell'incontro a coppie che vede Grosso e De Regibus contro Parise e Griva in vantaggio per 4 a 2 quando mancano 37 minuti al termine. Adesso è Parise che va nuovamente in accosto. Parise, la prima coppia che va in accosto, ancora un ottimo accosto, e sarà ancora Daniele Grosso in bocciata. Daniele Grosso in bocciata sull'accosto di Parise,
colpisce ancora, ed sarà ancora Parisi a andare con la sua terza boccia in accosto. Parisi in accosto con la sua ultima boccia per la ferriera, taglia il gioco, però questa volta la boccia gli rimane corta e quindi possibilità per Fabrizio De Regibus. Fabrizio De Regibus per la BRB in accosto, ottimo accosto di Fabrizio, Griva sulla boccia di Fabrizio, fallisce la bocciata, ancora Griva che va in bocciata, colpisce il pallino salvezza. Emanuele Bruzzone con la sua ultima bocciata nel combinato singolo, la fallisce ma si aggiudica l'incontro per 23-21 e porta lo score dell'incontro 14-4 per la BRB, quindi vittoria già assicurata con 3 partite ancora da giocare. E nell'incontro a terne finisce a favore della BRB, incontro che vedeva Birolo, Poutassi e Gigi Grattapaglia contro Incagliero, Simone Ariaudo e Piero Merio. Incontro che finisce sul 10-6 per la BRB col punteggio che va sul 16-4. Rocci che va in bocciata, la colpisce, però carambola anche sulla sua, quindi tocca la mano a Carlo Barabene che si aggiudica l'incontro per 13-9 e quindi il parziale dell'incontro sale a 18-4. Griva in bocciata, fallisce la bocciata, quindi si chiude l'incontro a favore della BRB per 7-4, totale dell'incontro 20-4. Faletti Lorenzo, autoriparazioni e assortimento vendita auto usate in via Valperga 9 a Pertusio. Bocciofila Gaglianico in collaborazione con Botalla dal 1947, tradizione casearia, a Biella. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Birra Menabrea, fondata nel 1846, a Biella. Pasticceria Panetteria Patti, a Biella. Caseificio Garda. Bar Il Ritrovo di Locatelli d'Aria in via Giordano Bruno a Rivara presso il bocciodromo comunale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nella spalla, arto superiore, più usato, come lo curate? La spalla, che è molto impegnata nel gesto del giocatore di bocce, presenta molte volte delle patologie, dei microtraumi ripetuti, possono generare delle calcificazioni oppure delle capsulite, delle aderenze. Si curano con una tecnica e una metodologia moderna che sono le onde Murto o le onde vibranti, che servono per vascolarizzare la spalla, servono per frantumare queste microcalcificazioni e liberare la spalla dalle aderenze, e poi si prosegue con un percorso riabilitativo di esercizi specifici per la spalla. Sadam, stampaggio acciaio a caldo, in via San Ponso 20A a Pertusio. Nuova Sarm, in via Stefano Bruda 37 a Busano.
Con risultato di 20 a 4 si chiude l'incontro BRB Ivrea Ferriera. Passiamo adesso a vedere quali sono stati i risultati dell'intera giornata, classifica e il prossimo appuntamento. Campionato Bocce Serie A, risultati quarta giornata. BRB Ivrea Ferriera 20 a 4. Borgonese Gaglianico 7 a 17. La Perosina Pontese 12 a 12. Noventa Masera 22 a 2. Classifica: BRB Ivrea 8, Ferriera 6, La Perosina e Pontese 5, Gaglianico 4, Borgonese 90 a 2, Masera 0. Campionato Bocce Serie A, quinta giornata: Ferriera Borgonese, Pontese 90, Gaglianico BRB Ivrea, Masera La Perosina. Da Salassa è tutto, Ezio Luggetti vi dà appuntamento da sabato prossimo a Biella per l'incontro Gaglianico BRB Ivrea. Collaborazione con Bulensiel in via Lose 7 a Beinasco. Botalla, dal 1947, tradizione casearia. Euroconnection, collegamenti di sistemi, Alessolo.